Bottega della Solidarietà è nata a Savona nel 1993. È nata come associazione e è nata come allo scopo di proporre ai savonesi i prodotti del commercio ecosolidale. Si trattava di caffè, di zucchero, di tè e di qualche prodotto trasformato, molto pochi. Nel 2004 siamo diventati cooperativa sociale. Siamo nati come associazione, quindi abbiamo iniziato tutti come volontari, tranne una persona. E siamo molto orgogliosi di poter dire che molti di questi volontari che hanno iniziato nel lontano 93 sono tuttora volontari qui. Cosa fa la cooperativa Bottega della Solidarietà oggi? Oggi la bottega ha due punti vendita, uno a Savona e uno a Cairo Montenotte in via Buffa in centro. Quindi propone alla vendita prodotti alimentari, tantissimi, prodotti non alimentari, abbigliamento, artigianato vario, cosmesi. Sia a Savona che a Cairo proponiamo attività didattiche alle scuole, dalle elementari alle superiori, attività didattiche incentrate sui problemi legati ai problemi che noi vogliamo cercare di risolvere e dei problemi che vogliamo denunciare, quindi sfruttamento dei lavoratori, sfruttamento minorile, inquinamento dell'ambiente, disuguaglianze tra nord e sud del mondo. E proponiamo alla cittadinanza in genere tutta una serie di attività culturali. Alcune si svolgono qua in bottega. Di solito l'ultimo venerdì del mese facciamo qualcosa. Può essere una conferenza, un incontro, una degustazione. E una volta all'anno, grazie al finanziamento della Regione Liguria, facciamo Food and Film con le Officine Solimano. Siamo già alla quinta edizione. Si tratta di film o documentari che trattano il tema del cibo. Possono essere film o documentari più di denuncia o film o documentari più, diciamo, leggeri, di conoscenza di quello che sono le culture del mondo attraverso la cucina.